Volevo rimanere a casa mia perché col terremoto, con gli alluvioni, con le cose, non è stata mai toccata. Lei non voleva lasciare casa sua stasera? No, non la volevo assolutamente lasciare. C'ho il catetere, c'ho le medicine, sono 2 settimane che mi hanno tolto un rene. Stiamo aspettando la bontà di questi signori che ci dicono in quale albergo possiamo andare. In queste ore ci è stato comunicato appunto questa decisione della Protezione Civile di mettere in sicurezza chi probabilmente è ubicato in zone a rischio, quindi la prima reazione da parte nostra è stata cercare di garantire una carezza, ecco, così come è stato in questi giorni. Sono una pittrice, lui è uno scrittore, io sono 81, lui 83. Ma lei non voleva lasciare casa sua stasera? No, non la volevo assolutamente lasciare, però ci hanno detto che tutta la zona, dopo molte insistenze, poi ho pensato che mio figlio, che ci sta facendo l'assistente, non potevo pretendere che stesse a... Era una forma di egoismo. Io ho il catetere, ho le medicine, sono 2 settimane che mi hanno tolto un rene, in effetti sono ancora in sofferenza, stiamo aspettando la bontà di questi signori che ci dicono in quale albergo possiamo andare. Questa è la situazione. La mia casa è antisismica, la casa più sicura di Casamicciola. Io non lo so perché l'hanno fatta zona rossa. Volevo rimanere a casa mia perché col terremoto, con gli alluvioni, con le cose, non è stata mai toccata. Noi ci avevamo le provviste perché sappiamo che quando succede questa frana non si può uscire, è difficile. Ma non c'è stato mai pericolo, non c'è stato mai niente. In queste ore ci è stato comunicato appunto questa decisione della Protezione Civile di mettere in sicurezza, ecco, chi probabilmente, ecco, è ubicato in zone a rischio, quindi la prima reazione da parte nostra è stata cercare di garantire una carezza, ecco, così come è stato in questi giorni. Abbiamo anche un'esperienza già collaudata con il terremoto e quindi l'esperienza passata ci è stata molto utile in questa nuova emergenza. C'è anche una gara di solidarietà in queste ore? Io devo dire che questa è la cosa che mi ha commosso di più, ma non mi ha sorpreso perché questa modalità fortemente condivisa, noi l'abbiamo sperimentata sia con il terremoto sia con il Covid dopo. La forza non è nel singolo, ma è nel gioco di squadra, quindi ciascuno ha fatto ciò che era specifico nelle proprie competenze. L'unica cosa che abbiamo fatto come Caritas è creare questo coordinamento, quindi attrezzando un presidio che possa significare vicinanza, che possa significare conforto, ecco, con bevande calde, perché poi le temperature sono basse e il tempo è anche abbastanza uggioso.